Ciao a tutti, oggi prepareremo il rotolo di pandoro e ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono ricotta, zucchero, panna fresca, gocce di cioccolato, aroma di vaniglia, cacao amaro e pandoro tagliato a fette. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte lo zucchero a velo in una ciotola. Senza lavare il boccale, posizioniamo la farfalla sulle lame. Mettiamo 30 g di zucchero a velo. Aggiungiamo la panna. E la facciamo montare senza impostare il tempo a velocità 3,5 senza il misurino. Fermiamo il bimby. La panna è montata, mettiamola da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettiamo la ricotta. Lo zucchero a velo che è rimasto. E l'aroma di vaniglia. E facciamo amalgamare per 2 minuti a velocità 3. Trasferiamo la ricotta nella ciotola con la panna montata. Amalgamiamo delicatamente con la spatola. Mettiamo momentaneamente da parte la crema e iniziamo a comporre il rotolo. Abbiamo tagliato il pandoro per il senso della lunghezza, ne utilizzeremo 4 fette. Abbiamo rivestito un piano di lavoro con pellicola trasparente. Adesso formiamo il rotolo, posizioniamo le fette, sovrapponendole leggermente. E con l'aiuto di un mattarello stendiamole. Adesso riprendiamo la crema di ricotta e farciamo il pandoro. Livelliamo bene. Cospargiamo con le gocce di cioccolato. Con l'aiuto della pellicola trasparente arrotoliamo. Chiudiamo bene e posizioniamolo in frigo per almeno 4 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il rotolo e la crema dal frigorifero. Adesso rimuoviamo la pellicola trasparente.
e con un coltello ritagliamo le parti all'esterno per rifinirlo. Trasferiamolo sul piatto da portata sul quale lo serviremo e farciamolo con la crema. Farciamo il rotolo con la crema di ricotta all'esterno. Spolverizziamo con cacao amaro e serviamo. Rotolo di Pandoro e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta.